Piacerebbe sapere dove è andata a prendere l'acqua. Ah, fa un caldo tremendo e la mia testa sta bollendo. Oh, finalmente. Sai bene che sono malata e che non sopporto questo caldo. Avresti potuto sbrigarti un po' di più. Avanti, bagnami il fazzoletto. Oh, se almeno riuscissi un po' a calmarti, forse sentiresti anche meno caldo. Vieni. Sembra incredibile, ma già mi sento meglio. Per favore, dammi qualcosa da mangiare. Già, sono qui apposta. Grazie, mia cara. Se continuerai a mangiare così ti ammalerai davvero, ma di stomaco. Scusami, bagnami il fazzoletto. Vado a giocare con i miei amici. Ma sono malata, non mi puoi lasciare sola? Cuncù, aspetta! Fermati, t'ho detto! Vieni qua, torna indietro! Fermati, ho detto! Se ti prendo sono guai! Non mi prenderei! Questo lo dici tu! Cuncù sta giocando con suo padre. Visto che non riesci a prendermi! Ora la vedrai! Anche a me piacerebbe tanto di giocare. Accidenti! Corri come una lepre! Non è leale, Cuncù! Scendi dall'albero! Non ci penso neanche, perché se scendi da qui tu mi fai pagare la punizione! Va bene, Cuncù, visto che tu non vuoi scendere, sarò io a salire. Ma te ne pentirai. Yuhu! Non credere di svignartela. Ah. Oh! Brava, così va bene. Smettila di muoverti! Ah, sento ancora troppo freddo, preferisco stare vicino al fuoco, ecco. Tu continua così, brava. Non senti una puzza strana? Oh, non distrarti, continua. Hai detto puzza strana? Oh! Acqua! Acqua, fuoco! Oh! Mamma, la casa brucia! Oh, brucia? Ah, dobbiamo fermare subito il fuoco! Aiuto! Oh! Oh! Giocare con quel ragazzino è pericoloso. Che brutta caduta. Ma che succede? È un incendio. Aiuto, 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 aiuto. Allontanatevi, ci penso io. Via questo. È questo. Via. E la casa di mamma, che cosa c'è? Forza, uomini, aiutatemi, presto. Il legno infuocato va gettato più lontano possibile. Dobbiamo sbrigarci. Venite, venite presto. Ah, com'è possibile che non riusciate a toglierlo? Ecco, così. Si fa così. E voi? Avanti, non è rimasto molto da fare. Avanti. Eliminiamo, eliminiamo. È forte e anche molto bravo. Certo, è mio padre. Cuncù, vieni ad aiutarmi a sorreggere questo palo, per favore. Certo.
lascia che ci provi anch'io. Non lasciarlo andare, Cuncun, altrimenti mi farai cadere. Puoi stare tranquillo, mi dai fastidio, vattene via. Perché non vai via tu? No, dai solo fastidio, vai via. Ecco. Oh, guarda che disastro. Ti senti bene, vero, Nuvoletta? Sì, certo. Sei proprio una stupida, Nuvoletta. Non riesci mai a fare qualcosa di buono. Non mi sembra sia il caso di esagerare in questo modo. Ti dico che è la verità, è una stupida. Oh, santo cielo, mi sento male, la mia testa. Guarda, sarebbe meglio metterla là sopra. Così va bene, oh. Quella macina va dall'altra parte. Questa macina è qui da quando sono nata e continuerà a rimanerci. No, no, no. Questa è una nuova casa e un grazioso cambiamento ci starà benissimo. E allora puoi spostartela da sola. Lo sai che non posso, non ho più alcuna forza. E poi la testa mi fa un male tremendo. Mi sono riammalata per colpa tua. Almeno potresti renderti utile. Sposta la macina! Guarda che non c'è alcun bisogno di urlare, perché io ci sento perfettamente. Spero che tu sia soddisfatta ora. Oh, oh, quanto è pesante. Oh, se almeno avessi il padre di Cuncun. Certo! Ma dove stai andando? Allora, Cuncun, che ne dici della mia idea? Cosa? Vorresti che noi cambiassimo? Certo, io andrò a vivere con i tuoi genitori e nel frattempo tu andrai a vivere da mia madre. Ma io... Pensa, ci sarà divertente. Inoltre, a casa mia potrai anche giocare con l'amaca. Ti assicuro che è molto piacevole dondolare. Un'amaca? Un'amaca? Beh, certo, mi piacerebbe, ma io non... Bene, oramai è deciso. Hai fatto una promessa e se la romperai dovrai mangiarti 1000 sauri, d'accordo? E cosa 1000? Facciamo la metà. Ehi, aspetta un momento. Ma dove stai portando le tue cose? Ho deciso che da oggi sarò la figlia di Paru Paru e Cuncun verrà ad abitare in questa casa con te. Ciao, mamma. Nuvoletta a casa di Paru Paru e Cuncun in questa casa. Mi sto domandando se da oggi in poi sia il caso di chiamare Paru Paru papà e Maru Maru mamma. Cerca di aver cura della mamma, Nuvoletta. È necessario cambiarci anche il nome. Se no, che cambiamento è? Giusto. Ciao, Cuncun. Ciao, Nuvoletta. Nuvoletta. Perché non risponde Nuvoletta? Insomma, Nuvoletta, che succede? Io non sono più Nuvoletta, sono Cuncun. Ciao, ciao. Incredibile, impazzita. Dunque Nuvoletta non scherzava? No, non scherzava affatto. Sono al tuo servizio. Oh, beh, sono contenta perché sui ragazzi si può fare più affidamento. Allora, per cominciare, Cuncun, devi mettere quella macina da quest'altra parte. Oh. Lo avevo già chiesto a Nuvoletta, ma lo ha fatto solo a metà. bisogna dire che le ragazze per queste cose non sono buone a niente. Su, smetto, smetto. Già, i ragazzi sono tutta un'altra cosa. Da oggi appartengo a questa famiglia. Mamma, papà, sono al vostro servizio. Quello è il mio letto. Ti prego, papà, vieni ad aiutarmi, per favore. Tira su anche me. Su. Grazie, sei proprio un buon papà. Papà, dove stai andando? Beh, devo andare a fare un lavoro, piccola. Oh,
Ciao. Torna presto a casa, papà. Ciao, papà, ciao. Guarda che razza di lavori mi tocca fare. A volte le idee dei bambini sono divertenti. Io penso che si stancheranno di questo cambiamento. Si renderanno conto che la loro casa è la migliore. Ti prego soltanto, Paru-Paru, di trattare la bambina come se fosse veramente tua figlia. Certo. Guarda come lavora bene. Non fermarti, fannullone! Perché ti sei fermato? Non farci caso. Sono sicura che sarà notte prima che tu abbia finito questo lavoro. Cerca di far presto, avanti, muoviti, far... Vieni, cara. Devi mangiare molto per diventare grande. Grazie, papà. Mi state trattando davvero con gentilezza. Oh, senti, Nuvoletta, per favore, cara, prendi un po' di legna da ardere. Subito. Ma no, tu sei la nostra ospite più importante. Ci penserò io la legna, non ti preoccupare, piccola. Non sono un ospite, sono tua figlia, papà, e quindi ho il dovere di aiutarti. Dalla a me. Oh, bravo. Continua così. Davvero fantastico. Continua, bravo. Ehi, non ti devi fermare. Tornare a casa mia perché tua mamma è troppo noiosa. Tu non ti muovi da dove sei, hai capito? Papà è così gentile e la mamma è molto più buona di Runi. Oh, sta arrivando papà. Sicuramente va a caccia. È mio padre e sarò io ad andare con lui. Ehi, papà, mi porti a caccia con te? Cercherò di prenderlo. Tu non muoverti di qui, potrebbe essere pericoloso, capito? Ah! Stasera avremo un'ottima cena! Come ti senti, piccola? Benissimo! Sai, papà, ho scoperto che cacciare è molto divertente! Ehi, Kun Kun, vieni a giocare con noi! Cadurini, saltacchiotti! No, non posso venire! Ci divertiremo un mondo! Flip ha ragione! Devo lavorare, non posso pensare ai vostri giochi! Oh! Povero Kun Kun, mi fa tanta pena! Quella strega di Runi è così antipatica. Kun Kun, torna immediatamente qui! Io non voglio più tornare a casa di Runi. Allora torna a casa dei tuoi genitori. Non posso, c'è Nuvoletta con loro. E che cosa aspetti a mandarla via? Pensi che sia una cosa molto facile? Senti, lascia fare a me, mi è venuta un'idea. Andiamo. Vengo anch'io. Siamo fortunati, non c'è nessuno in casa. Aiutatemi a togliere questa roba. Che cosa state facendo? Che cosa avete intenzione di fare della mia roba? Show! La prossima!
ricavando una lancia da un osso. Stai attenta, Nuvoletta, non devi avvicinarti troppo. Mi piacerebbe imparare a farlo. No, se ti facessi male non saprei come scusarmi con tua madre. Ma io ormai sono tua figlia. Oh, già, hai ragione, cara, sì. Mamma? Sì, dimmi, piccola mia, che cosa c'è? Vorrei aiutarti. Lascia che vada io a prendere l'acqua. No, perché se vedessero che mi servo della bambina di un'altra donna, riderebbero. Ma sono io la tua bambina, mamma. Lo so, ma per questa volta è meglio che vada io a prendere l'acqua. Ciao, cara. Oh! Cosa stai tentando di fare, Toru Toru? Vuoi mettere queste cose insieme? Dai a me. Allora vediamo. Sono sicura che non sia molto difficile. Forse dovremmo legarle, Toru Toru. Oh, sei stato tu a prendere le mie preziose noci, Toru Toru? Sono queste, forse? Ma brava Nuvoletta, ci farò una collana. Ridammele! Sono mie! Me le ha date Roman! E adesso che facciamo? Secondo me dovresti chiedere a Paru Paru di chiuderla nella tana. Ma certo, così Nuvoletta si spaventerà e scapperà via. Sì, certo, ma pensi che mio padre accetterà? Sono sicuro di sì, basterà chiederglielo. Lo pensi davvero? È proprio bella. Vediamo, eh. Ah, dovrebbe funzionare bene. È davvero fantastica. Fai attenzione. Voglio andare subito a provare questa nuova lancia. Posso venire con te, papà? No, piccola, è meglio di no. Potrebbe essere molto pericoloso. Ti ricordi dell'ultima volta? Però con culo avresti portato, vero? Eh? Per favore, portami insieme a te. Se dovesse succedere qualcosa, come ti giustificheresti con Runi? Mi sono ricordato che devo fare una cosa. Dovrò provare questa nuova lancia un altro giorno. Maru Maru, vieni qua. Sì, caro. Farò la collana. Vengo con te. Che cosa c'è? Mi preoccupa la bambina. Penso che sarebbe meglio parlare a Runi. Sì, credo che sia la cosa migliore da farsi. Non potrò essere mai una di questa famiglia. Non mi rimproverano come Kun Kun. Oh! Ehi! Questa volta devi cacciarla di casa. Ehi, ma quello è papà! Ciao, Kun Kun. Come va con Runi? Va male, voglio tornare a casa mia. Oh, se tu mettessi Nuvoletta nella tana, lei scapperebbe. No, non posso assolutamente fare una cosa simile alla bambina di Runi. Inoltre, la causa di tutto questo sei soltanto tu. Sì, certo, lo so, ma io non sapevo che Runi fosse tanto noiosa. Ormai devi prenderti la responsabilità di quello che hai fatto, Kun Kun. Prova a esporre bene il tuo problema a Nuvoletta. Se io rompessi questa, mi metterebbe nella tana come farebbe con Kun Kun. Oh, ferma, che cosa fai? Ma quella è la lancia di papà, così la romperai, dammela! Dammela! Lasciala andare! Lascia! Io devi darmela subito! Oh! Kun Kun, vieni qui. Ma papà, ti giuro che non sono stato io, te lo giuro. È vero, papà, sono stata io a rompere la lancia, te lo giuro, Kun Kun, te lo giuro. Kun Kun, adesso ti metterò nella tana. Ti dico che non sono stato io, papà. Vieni qua. Colpa sua. Vieni qua, ti ho detto. Vieni qua subito. Fermo. Verrai punito per aver rotto la mia lancia. No, non sono stato io. È vero, papà, è vero, è colpa mia. Sono stata io. È colpa mia se ti ho rotto la lancia, papà. Mettimi nella tana, papà, è colpa mia. So che non è così, piccola. Sta
Stai solo cercando di proteggere questo mascalzone, ma io lo metterò nella tana e ci resterà per tutta la giornata. No, 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 non sono stato io, no, no, no! Non ti basta di aver rotto la mia lancia? Mi dici anche le bugie? No, no! Non puoi, papà! Ora smettila, Nuvoletta, devo dare una lezione a mio figlio. Sono Vieni stato. Tu! Ma sono stata io davvero, come te lo devo dire, papà? Accidenti! Ti odio, Paru-Paru, ti odio! Ah? Sto chiedendo come fai a sopportare tua madre. Che vuoi, Cuncun, ci sono abituata. Ciao, ciao. Ciao, Cuncun. Ciao, Nuvoletta. È colpa mia, ti dico, è colpa mia, Paru-Paru. Cuncun, vieni qui subito! No, papà, no! Quando ti prendo ti rinchiudo nella tana! Però mi piacerebbe tanto avere un papà! Che stai facendo, Nuvoletta?